Sbam! Persi nella foresta. So you told me come on over and we'll sing a sweet refrain. Fa un freddo, ragazzi, c'è un vento. Mamma mia, che fresh. Ci sono un po' di nuvole, vanno velocissime. Ci mettiamo subito in marcia e dobbiamo andare a raggiungere Palmer, che non è proprio tanto distante da qua. Lì ci aspetta un amico, che in realtà è un amico di un amico, noi non l'abbiamo ancora mai conosciuto se non via messaggi, che ci ha fatto da base logistica per ricevere alcune cose di cui necessitiamo. Però andiamo, dopo vi racconto. Qui nel sentiero dei quad dis non è passato nessuno, noi siamo belli infangati, ci siamo fatti i fanghi. Questo fango però non mi sembra contenere sostanze chimiche particolari. È fango. Naturalmente sto per riscaldando il motore. Non fa male quando si arriva a 4-5 gradi sopra lo zero. E ci prepariamo per la partenza. La strada che dovremo percorrere, comunque credo che la riporca. Zanzara. La strada che dovremo percorrere adesso credo che la ripercorreremo non solo una volta probabilmente, perché credo che proprio questo tratto specifico sarà quello che poi ci porterà anche via dall'Alaska quando inizieremo la discesa a sud. Come sapete noi qua ci vogliamo rimanere un po', ci rimarremo ancora un po', ci stiamo muovendo molto più lentamente in questo periodo, dobbiamo recuperare e dobbiamo fare anche un po' di cosine. Un viaggio è anche questo, cioè bisogna bilanciare un po' tutte le cose. Dopo tanta strada percorsa rapidamente abbiamo bisogno anche, insomma, di rallentare, anche per ammortizzare il costo del diesel. Ci siamo? Ci siamo! Andiamo a vedere un po' di ghiacciai e intanto lasciamo questo posto con il lago, con il bosco. Ormai ai boschi ci siamo abituati. Vamos adelante entonces. Ciao lago. Riprendiamo l'asfalto. Libero, libero, libero. Entrando nella zona dei ghiacciai. Dietro tutte quelle montagne ci sono un sacco di ghiacciai. E qua comunque siamo quasi a 1000 metri di quota. Guardate che panorami lungo questa strada. Magnifico. Queste montagne caratterizzano il territorio in modo profondamente distintivo. Stiamo per arrivare in alcuni punti dove si dovrebbe poter vedere il ghiacciaio Matanuska dalla strada. Vediamo un po'. Ci sono un po' di nuvole. Sembra che vicino al ghiacciaio siano ancora più fitte. Atmosfera veramente particolare. È bellissimo vedere la linea dove iniziano le nuvole. È proprio netta. Ci siamo fermati in un parcheggio dove poteva esserci la vista e in effetti da lontano si vede, però qua si vede il fiume creato dal ghiacciaio. Andiamo un attimo a vedere. Come tutti i ghiacciai del mondo, anche questi si stanno ritirando tantissimo. Io ho visto delle foto di diversi anni fa e si vede chiaramente, insomma, la parte dove il ghiacciaio si sta ritirando. Guarda come fumano le gomme. Fa fresco. Proseguiamo verso il prossimo overlook. Ci vediamo.
vediamo se si riesce a vedere un altro punto, questo ghiacciaio. Qui c'è un altro viewpoint spettacolare. Su questo spettacolare viewpoint. Direi che ci sta, perché io tengo un poco di fame. Mi posiziono per avere una buona vista. Tac, qua, perfetto. Si vede un po' di più il fronte del ghiacciaio e si vedono un po' delle abitazioni che ci sono qua sotto. Il ghiacciaio non ha un accesso pubblico, non ci si può avvicinare pubblicamente di più, perché tutta questa zona è area privata. Ci sono alcuni tour organizzati che ti portano un po' più vicino al ghiacciaio, ma sono veramente costosi, ragazzi. Once I heard a song so shallow and poor, I almost sang along all through her door, but I never did, I never could. So it was extremely close. Ma noi qua davanti al ghiacciaio Matanushka mangiamo ravioli cinesi, perché non guastano mai, si cuociono rapidamente, ti scaldano un po'. Sono buoni. E sono buoni. Che vista, direi che non è niente male, anche se è un po' artefatta dal tutto il fango, gli schizzi che ci sono qua sulla finestra. Cioè è pazzesco mangiare con la vista del ghiacciaio, incredibile, eh? Cioè, siamo a bordo strada, quindi il romanticismo decade un po'. Insomma, dall'altra parte... Quasi come in Islanda. Quasi, in Islanda quasi. Eravamo un po' più vicini. Capisco che con l'esposizione forse non vedrete, vedrete tutto bianco sulla finestra, ma si vede bene il ghiacciaio. Vamos! Mangiamos! E naturalmente il ghiacciaio Matanushka forma il rio Matanushka. Sta qua davanti ed è pazzesco veramente. I made an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Ah! Un po' di buche! E le pietre cadono anche giù dalla montagna. Bisogna andare piano, che è una bella strada questa. È bella dal punto di vista panoramico, ma non dal punto di vista dell'asfalto, come molte strade qua in Alaska. Ci stiamo tuffando in quel lago. C'è la strada, poi tutto un tornante che va a sale sulla vetta di quella montagnetta. Marce basse, eh? Marce basse, scalata, freno motore. Abbiamo trovato una gas station con un buon prezzo. Ci fermiamo a fare diesel. Anche il camionista si è fermato, quindi vuol dire che è giusta. In questa gas station hanno anche la lavanderia e le docce. E anche l'ice, che adesso non ci serve. Ragazzi, ogni tanto ci sono dei distributori veramente antichi. Con questo non credo proprio che ci prenderà la scheda. Infatti sono dovuto andare dentro perché da qua non c'è. Ragazzi, campagna elettorale già ampiamente iniziata. Guardate lo sfruttamento dei prezzi del diesel. Il meteo è veramente peggiorato tantissimo, adesso non si vede più niente, ma siamo arrivati a Palmer. E appunto a Palmer c'è questo nostro amico che ha delle cose che gli sono arrivate per noi. Giusto aspettare. Abbiamo lasciato la strada principale, adesso ci immergiamo qua nei boschi e cerchiamo la casa del nostro amico. Siamo arrivati! Beh, abbiamo conosciuto questi nuovi amici, li rivedremo abbastanza presto,
Però li abbiamo salutati perché sta mettendo a piovere, noi dobbiamo cercare un posto per andare a dormire e però mi hanno dato tutte le cose, le abbiamo messe dietro le scatole, poi vi faccio vedere. Intanto ci spostiamo perché veramente tempaccio, raga, tempaccio. Vedete un sacco di camperozzi di tutti i tipi a fianco a noi, ci siamo fermati al Walmart, anche perché dobbiamo fare la spesa. Ce ne sono veramente tantissimi e abbiamo letto che in realtà ad Anchorage non si può parcheggiare al Walmart, quindi questo è l'unico. Qua le Crocs sono già tutte bagnate, c'è un fiume anche qua. Mettiamo la tavoletta per essere più precisi e vamos. Un po' più avanti. La nostra location al Walmart è dotata di giardinetto, non possiamo lamentarci, sembra di avere il giardino privato. Andiamo subito a fare la spesa, ci togliamo questa incombenza, tanto la giornata è veramente pessima. Un freddo ai piedi, allucinante. Qui ci troviamo tra Palmer e Wasilla, sono due cittadine che non sono tanto distanti tra Anchorage, non sono assolutamente piccole. E qui vediamo le particolarità del Walmart, ognuno ha le sue. Cupcake, i più colorati del mondo, ma guardate questa torta, sembra natalizia questa torta, è estate. Ma perché? Le torte sono incredibili, sono super stracolorate. I cupcake veramente sono qualcosa. Io non li mangio, questi non mi attirano. Questo ancora. Queste invece ci sono ovunque. Più o meno sono sempre le stesse. Cambiano i colori, ma bene o male sono sempre le stesse. Stracolorate, strapiacciono qui. Questa di carote invece, questa mi attira. Una fetta di New York cheesecake, $5.32. Ma ammazza quanto è cara. Non conviene, se ti compri tutta la New York Cheesecake, e questa noi già l'avevamo presa, costa 9, noi l'avevamo pagata 5, però vabbè, sta in Alaska. Ragazzi, il Banana Keeper, noi che arriviamo dal sud, queste cose non le avevamo ancora neanche mai viste, dove le banane le hanno inventate, qua ce l'hanno, pazzesco. La carne in generale qua in Alaska costa un botto, e sono tagli anche buoni, ma qua parliamo di due bistecche, $28. Ragazzi, ammettiamo di aver scoperto questo cono gelato che costa poco e l'è veramente buono. E noi siamo veramente dei golosi proprio top. Ragazzi, un ciabatta rolls, ma che roba è? E qui ragazzi ci sono i gelati, quelli apposta per il compleanno, questi sono proprio per il birthday. Guardate che roba. Sono già le coppettine per fare la festa, tutte colorate dentro naturalmente. Ma se vuoi il ghiacciolo colorato, ma dei colori più assurdi che esistano al mondo, qua ce li hanno. 18, tutti colori diversi praticamente. Pazzesco. E io giuro che prima o poi, anche solo per vedere cosa c'è dentro uno di questi compro. Qua al supermercato è nata una sfida. Lucia mi ha sfidato a fare l'hamburger più buono del mondo, qui, nella patria dell'hamburger dell'Alaska. Quindi sto prendendo gli ingredienti giusti. Ho preso tutti gli ingredienti per il mio super hamburger. Lucia verrà stupita questa sera da questo hamburger. Torniamo a casa. Valentino è mimetizzato là dietro la nostra foresta privata. Qui abbiamo tutta la nostra spesa. Abbiamo comprato un po' delle cose che ci servono per nutrirci i prossimi giorni. E anche un sacco di dolciumi vari. E anche quelli servono. Mentre Lucia mette a posto la spesa e abbiamo preso un bel po' di roba, unboxing di una delle cose più importanti che mi sono arrivate qua dei ragazzi. Premesso che come sempre ciò che vedrete qua dentro l'abbiamo comprato con i nostri soldi e non siamo sponsorizzati dalla marca del prodotto che vedrete qua dentro. Premessa doverosa perché è un gran test, quindi non sappiamo quello che succederà. Prendo l'aprino e apro la scatola. Non vi nascondo che abbiamo tribulato un po' per farci arrivare questo pacco. Alla fine è andato tutto bene. Tanto cartone, credo che in pochi riconosceranno subito che, di che attrezzo si parla. È una roba abbastanza nerd, automotive. Questo è l'elenco delle cose che dovrei trovare qua dentro. Ho ordinato uno spessimetro che mi serve per vedere in maniera precisa quanto battistrada mi rimane sullo pneumatico. È digitale. È una roba che costa poco, però mi sarà utile. Vediamo qua che cosa c'è qua dentro sta scatola. Questo aggeggio che va a 220 volt, speriamo. Che ho comprato in Inghilterra e quindi giustamente c'ho la spina inglese. Ambedi. È un apparecchio che avrei potuto trovare anche qua negli Stati Uniti, ma l'avrei trovato a 110 volt. Come sapete, noi abbiamo la 220, quindi mi serviva un prodotto a 220. Tiro fuori Todo! Non è un'arma, raga, non è un'arma. Pesa ed eccolo qua, ragazzi. È un prodotto della Real Fit ed è uno strumento per fare il regroove delle gomme. Il regroove
serve per scanalare le gomme secondo le specifiche del costruttore. In Italia si chiama rigatore, non so perché, ma io lo chiamo regruver perché è l'unico termine con cui lo conosco. È sostanzialmente un aggeggio che funziona con delle lame che andranno montate qua, si scalda e si scolpisce lo pneumatico. Attenzione, non è una ricopertura, chi conosce la ricopertura è un'altra roba, questa è la riscolpitura. Ha diverse regolazioni che sostanzialmente regolano il calore e quindi può scolpire gomme con un battistrada più o meno duro, quindi andranno fatti un po' di esperimenti. Io ho preso anche le lame, ci sono diverse lame che vanno prese. Io ho letto il manuale della Michelin, noi abbiamo delle Michelin XZL, e ho letto nello specifico come andare a fare questo lavoro. Ripeto, non con tutte le gomme si può fare e non con tutte le gomme è legale farlo, con le nostre sì. Una cosa molto importante. E su questo manuale della Michelin ho letto quale lama va utilizzata. Voi direte, ma ti sei comprato sto robo tanto di cambiare le gomme tra un po'. Michelin consiglia caldamente di fare questa operazione su queste gomme per aumentarne la durata, per consumare meno e per utilizzare meno gomma e quindi riciclare meglio i materiali che ci sono qua sulla nostra terra. Quindi è uno strumento che ci servirà anche per inquinare un po' meno nel nostro piccolo, perché almeno cambieremo un po' meno le gomme. Michelin mi dice che potrei scolpire fino a 4 mm sulle nostre gomme, è tantissimo. Io per sicurezza proverò a fare 3 mm, così, per la prima volta che lo facciamo, voglio fare 3 mm. Coi calcoli che ho fatto ci consentiranno di fare almeno altri 10.000 km. Se io prendo il costo delle gomme, ci guadagneremo al primo cambio delle gomme, sostanzialmente. Questo è quanto abbiamo comprato, ma non solo. Altra cosa che ho comprato è questo, che mi serve per misurare l'altezza. Quando monterò la lama qui, saprò quanti millimetri sto scavando, sostanzialmente. Serve per evitare di andare troppo in profondità. Ho preso un po' di set di lame perché mi sono fatto la scuola di YouTube. Ho visto che in realtà la cosa più complicata sarà all'inizio trovare il calore giusto con cui lavorare sta roba, e quindi le lame potrebbero consumarsi prima del dovuto. Poi in realtà, se tutto va bene, con una lama di questa, che costa pochi centesimi, ci dovresti poter fare perlomeno una gomma. Riscolpitore o rigatore? Questo è ciò che abbiamo portato a casa, che speriamo ci servirà per il futuro del prossimo viaggio. Insomma, ci servirà anche per risparmiare. Lo proveremo nei prossimi giorni, perché è una roba che dobbiamo fare prima di cambiare le gomme negli Stati Uniti. E noi per tornare negli Stati Uniti dobbiamo fare un sacco di chilometri ancora. Luci, tu che dici? Funzionerà? Perché no? Ci divertiremo, è un'altra cosa che dobbiamo imparare. Non è tutto quello che è arrivato, il resto ve lo mostrerò più avanti. Si tratta di cose che ci servono per fare tagliandi e piccole riparazioni, ma... Ma adesso mi metto al lavoro. Lucia, vedo che ha lasciato fuori giusto gli ingredienti che mi servivano. Prepariamoci per l'hamburger che porterà il nome di Alaska. Allora, per produrre un buon Alaska Burger bisogna accendere la luce della cappa, guardare fuori e accertarsi di essere in Alaska. Se io guardo fuori adesso vedo il Walmart, però è un Walmart dell'Alaska, ben stesso. Cioè, non è che dobbiamo essere per forza into the wild per fare l'hamburger dell'Alaska. L'hamburger dell'Alaska va preparato con della carne di altissima qualità. Altissima qualità. Noi qui abbiamo preso questa trita di prime rib. È una carne di buona qualità. Non va bene l'hamburger già fatto. Non va bene. Cioè, va fatto da me. Devo fare io. Quindi preparo la carne. Tac. L'hamburger deve pesare 200 grammi ad hamburger. Questo sono 22 libbre once. Non, 2 libbre. Queste sono 2 libbre. Queste sono 2 libbre. 2 libbre quanto sono? Divido per 6, così rimane pari e almeno ci avanzano gli hamburger per la prossima volta. Una volta che ho qua la mia carne, arriva il bello. Serve lo sharp cheddar. Apri. Per ciascuno degli hamburger prendi una certa quantità di sharp cheddar e lo metti sopra la carne trita, così, proprio così, a nastro. Cioè va mischiato bene tutto qua, va fatto un bel pappone. Deve penetrare bene la carne, lo sharp cheddar, perché almeno dopo in cottura immagino che funzioni meglio. Mi è già fame. Deve avanzare niente, non si butta via niente, non deve avanzare cheddar fuori. E facciamo i due hamburgerozzi. E lo schiaccio. La forma, ragazzi, deve essere grezza. Cioè, deve venire proprio così, a mano, capito? Adesso preparo la cottura. Scaldo per bene la piastra. Accendo l'inverterozzo. Mentre la piastra si scalda leggermente, preparo gli altri ingredienti, che consistono in lattuga, dove sta? Questa è romana, va bene lo stesso. Taglio l'insalata a pezzi grossi.
tolgo la parte più dura perché sennò... Pomodori, solo questi ci abbiamo. Pomodorini? Usiamo i pomodorini piccoli. Magari fossero pomodorini di Pachino, non chiedetecelo neanche, non so. Taglio i pomodorini e li preparo. Così c'ho già tutto, c'ho già tutto. Quando è finito questo va mangiato subito. Piastra comincia a fare il suo, quindi metto gli hamburgerozzi. Apro lo cetriolo. Il cetriolo è fondamentale. Questo è veramente tanta roba. Nel mio ne metto due, all'uscita ne metto uno solo. Vabbè, ne metterò uno solo. Qua stiamo preparando, raga, si sente... No, non ci sono zanzare, fortunatamente, quindi si può tenere aperto. Nel frattempo, dato che io non dimentico, cerco di non dimenticare niente, preparo anche apparecchiatura. Mentre l'hamburghesa fa il suo, si mette a scaldare il pane, un po' alla volta, perché questo abbiamo. Il pane è smooth e special perché è pane con farina di patate. Va bene a chi stessa, anche se è un altro. Pressatura dell'hamburghesa. A un certo punto, quando ho fatto la crosticina, abbasso un po' il fuoco. Nel frattempo preparo la guarnizione. Ok, a noi la cottura ci piace abbastanza al sangue. Questa carne la cuociamo leggermente di più. Tutto questo per dire che ci siamo quasi, quindi comincio a preparare il pane. Metto anche un po' di pomodoro, lo attacco bene con la maionese perché almeno non se ne va via. Cosa ti aspetti da questo hamburger? Mi aspetto tanta roba, in effetti. L'importante è provarci sempre. Un po' di maionese anche nella parte superiore. Apro la patatina. Ci ho messo su anche un po' di ketchup e vado a completare l'opera. Prendo l'hamburger, lo depongo al suo posto. Guarda qua che opera d'arte. Adesso prendo ancora un po' di insalata e vado a metterla sopra, insomma si fa quel che si può, e concludo con i due. Tac. Voi direte, ma come fa a stare in piedi? Impossibile. No, invece nulla è impossibile, perché prendi due stuzzicadenti, prendi il pane, lo metti sopra così e infili. Tac. Ed eccolo qua, pronto il primo hamburghesa! E come si mangia ora? Non lo so, questo non è previsto. Ah, si guarda. Vamos! Fammi vedere come fai. Lo schiaccio. Prova. Oh. L'ho solo scalfito. Aspetta. Oh. Bravo, ogni morso cade due pezzi. Buono! Noi ci prepariamo stasera, faremo anche serata un po' cinema. Molti ci voglio. Non ci provo. Bienvenido al Walmart. In questo momento ha smesso di piovere, però abbiamo visto le previsioni, i prossimi giorni sarà abbastanza brutto, quindi abbiamo deciso di cercare un posticino qua nella zona e magari non muoverci più di tanto. Quindi oggi andremo alla ricerca di un lucarsito così carino. Questa mattina però, prepartenza, facciamo un lavoretto, così subito. Prima attivo un attimo il preriscaldamento. Sarete ancora, devo mettere da qualche parte, non va bene tenerla così. Dai nostri amici ho fatto arrivare anche alcune cose che ci serviranno per i prossimi tagliandi, che ho dovuto ordinare online. E siccome un paio di cose sono un po' ingombranti, le monto subito. Filtro dell'aria, ragazzi. Avendo una base logistica, me lo sono fatto spedire, serviva. Filtro dell'aria, ma non solo. Anche il filtro antipolline, che già che c'eravamo, cambiamo anche questo. Il mio è un po' vecchio. Se sono cose stra rapide. Diamo anche una pulita, togliamo un po' di polvere. Tutti i codici li ho ricavati con il software che ho, quindi speriamo che siano quelli giusti. Direi che sì, è lei stessa. Tada! Filtro cabina messo. Adesso cambio il filtro dell'aria. Il Walmart ultimamente è anche la nostra officina. Questo filtro ha fatto il suo. Il filtro dell'aria abbastanza nuovito. L'ultima volta il filtro dell'aria, non avendo la possibilità di trovarlo, l'avevamo fatto ricostruire. Cose che in Latino America si fanno normalmente e fanno anche veramente molto bene. Lavoro fatto. Tra le altre cose che mi sono fatto mandare ci sono un po' di filtri del diesel e un paio di filtri dell'olio. Qui siamo a posto per altri due tagliandi. Questa roba si aggiunge a quella che ho già qua. Devo sistemarla tutta insieme. Filtri del diesel ne avevo già altri 4.
qui c'è sempre il nostro CB, non si sa mai. Sulla Dalton l'avrei voluto avere, sarebbe stato comodo. Bene, non ho assolutamente finito con le cose che devo montare, che ho preso, ma piano piano faremo tutto. Salutiamo l'ennesimo Walmart. Solo adesso mi sono resa conto che non abbiamo contato in quanti Walmart abbiamo dormito. Ciao! Si può sempre riguardare tutti i video, pian piano li contiamo. Ma attenzione, ci fermiamo subito perché... Mi stavo dimenticando la tavoletta. Perché sono situazioni in cui raramente la usiamo, di Walmart raramente, e quindi non ci ho pensato. Recuperare! Che panorami verso le montagne! It's the fire in the rain. Ragazzi, le nuvole sono veramente bassissime, che atmosfera particolare. Adesso stiamo andando in direzione sud, in realtà a cercare un posto che ci hanno consigliato questi nostri amici, davanti a un fiume, dove dice che molto spesso i locali si vanno a divertire, quindi vogliamo anche vedere un po' di vita locale, se possibile, quindi vediamo. So many times I heed the call. It's the silence of the room. The way you turn before you move. E adesso ci buttiamo in mezzo a queste montagne. Ragazzi, questa è stata spettacolare, asfalto quasi perfetto, veramente con la moto è tanta roba. E andiamo proprio lungo il corso di questo fiume che è veramente enorme, c'è un sacco di acqua. Siamo proprio sul fiume. Ah, proprio nell'acqua. Ragazzi, qua è un po' un casino. Posto strepitoso, è quello che avevamo visto sulla mappa. C'è molta più acqua rispetto alle immagini satellitari. Noi avevamo visto delle stradine che addirittura andavano dall'altra parte. Cioè, qua è un lago. Proviamo a piazzarci qua, vediamo che succede. Ci ha detto che già il fiume è altissimo, più alto di così non dovrebbe arrivare. Calibriamo il camion. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted. Ci deve essere qualcosa. Ragazzi, qua siamo già tornato l'inverno, noi l'estate non l'abbiamo neanche vista passare, forse un giorno. Ma che posto veramente meraviglioso, strasilenzioso, a parte da 5-10 minuti. Che c'è questo ragazzo che intende che si è messo un po' a urlare. Là in fondo c'è un pick up con la tenda e forse là in fondo c'è un altro. A questa lingua si accede passando da un altro accesso che sta più dietro.
posto veramente molto particolare questo. Nonostante questo, ci sono delle situazioni molto particolari qua attorno, come questo ragazzo che vi intenda, ma non solo, anche là dietro ci sono altre persone che vivono effettivamente in modo un po' particolare. D'altronde siamo nella terra di Into the Wild, quindi qua ci si può aspettare di tutto. No, bellissime queste montagne, sono veramente spettacolari. Installo il boosterozzo perché qua connessione ce n'è veramente pessima. Avendo messo il sostegno fisso faccio decisamente prima, più che altro spreco meno fascette. Prima o poi lo installerò in maniera fissa, prima o poi lo farò. Tipo continuano a strillare, ci abbiamo anche parlato, ci ho chiesto anche una penna in prestito. Deve andare un po' a momenti. Oh, qua, vediamo un po' amplificazione, attenuazione, qua sta pistolando su tutte le bande. Non è che ci sia molta interferenza o molto segnale. Vediamo un po' se abbiamo guadagnato qualche kilobyte in download. Ragazzi, facciamo due passi qua nelle retrovie. Ci sono un po' di persone locali, immagino, che si stanno godendo questo posto. Vogliamo andare un po' a vedere. Qui c'è un accesso un po' fangoso. Ci sembra di vedere qua un po' di tutto. C'è gente che secondo me proprio anche ci vive qua da lungo termine nella tenda. Altri che invece si vede che sono più venuti a farsi la giornata un po' come noi. Ho trovato pure una pallina da golf. Non è neanche la prima che troviamo. Ormai facciamo la collezione. Qua possiamo camminare tutto lungo questo isolotto. E probabilmente quando l'acqua è più bassa si riesce ad arrivare molto più agevolmente fino qua. Ci sono un sacco di tracce. Deve essere proprio bello. Sabato e la domenica secondo me sto posto è pieno. Il fiume ha veramente una bella corrente, raga. È forte.